La Pasqua ortodossa 2022 cade oggi 24 aprile. Come per la Pasqua cattolica, la festività celebra la resurrezione di Gesù Cristo, ma non negli stessi giorni. Per i cittadini ucraini, la Pasqua di quest'anno acquista un significato più importante. Si invoca la pace e la fine della guerra. Il calcolo della Pasqua ortodossa, a differenza di quella cattolica, non segue il calendario gregoriano, bensì quello giuliano utilizzato dai cristiani ortodossi. Ecco perché le date delle celebrazioni non coincidono quasi mai. Per i cittadini ucraini la Pasqua di quest'anno ha un significato importante, si invoca la pace e la fine della guerra. A Chieti la Santa Messa della Pasqua ortodossa è celebrata da Padre Anatoli del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, nella chiesa dedicata a Costantino ed Elena. Intanto oggi a Pineto si svolge una grande giornata di feste e di pace assieme alla comunità ucraina e ai cittadini italiani. In Abruzzo sono ormai oltre 5.000 rifugiati ucraini presenti, più di 1.000 i bimbi. C'è da precisare che la Pasqua ortodossa è celebrata oltre che in Ucraina anche in Russia, in Grecia, in Romania, in Bulgaria, a Cipro, in Libano, in Macedonia. Accanto ai riti sacri che precedono la giornata di oggi della resurrezione, c'è la tradizione come quella delle uova colorate che sulle tavole dei cristiani ortodossi oggi non possono mancare di certo, simbolo di rinascita e di buon auspicio per il futuro.